Buonasera, ben ritrovati. Siamo al quarto giorno di Filmmaker e quarto momento d'appuntamento dove, insomma, stiamo cercando di trovare una soluzione alla possibilità di non potersi incontrare in sala e quindi, appunto, ci siamo inventati questo spazio delle 19 dove confrontarci e dialogare con gli autori. Oggi abbiamo un gruppo molto nutrito, insomma, nell'ordine abbiamo Laura Bianco per Prospettive, autrice di, come si dice, Laura, ciao. Ciao, Vorrei che vorrei pronunciassi tu il pronunciarsi tu il titolo per titolo per evitare evitare di di sbagliare sbagliare con gli con gli accenti. accenti. Sì, si chiama Lida von Zuhause. Perfetto. Perfetto. E poi E poi abbiamo abbiamo Luca Luca Ferri, Ferri. che insomma è presente in Fuori Concorso con due film, Sì e La Casa dell'Amore. E poi, Giusto. ciao Luca, e poi per corrispondenze abbiamo Anna Franceschini, che propone Splendid is the Light in the City of Night, Diego Marcon con She Loves You, 2008 Outtake, e infine Rita Casda con It's You. Questi, insomma, siamo in parecchi e quando abbiamo pensato a insomma, questi incontri, l'idea che c'era venuta era quella di provare ad imbastire insomma, una sorta di tavola rotonda, che è difficile da farsi in presenza, insomma, ancora di più così. Online, però insomma vorrei comunque fare questo tentativo con voi. E la cosa molto bella quando si fa la programmazione di un festival è stabilire insomma, da parte dei programmer in maniera così un po' arbitraria che dei film possano dialogare fra loro. Insomma, poi questa sera voi siete tranquillamente nella posizione di smentirmi. E, ecco, quando abbiamo pensato a questa giornata, ci sembrava che i vostri lavori, insomma, in modalità diverse, comunque si confrontassero attorno ad un tema che io, appunto, penso, cioè, ho un po' la presunzione di aver colto, è un po' un filo rosso che secondo me può essere ritrovato in tutti insomma, questi vostri lavori, che è l'assenza. E quindi vorrei un po' chiedervi se ci sta come intuizione che abbiamo avuto in termini di programmazione, se ci siamo completamente sbagliati. Insomma, vorrei incominciare a chiacchierare con Laura E appunto chiederle C'è se questo discorso c'è questo dell'assenza. Cerco discorso un attimo di dell'assenza, cerco un motivarlo, attimo insomma. di motivarlo, L'impressione insomma, che ho l'impressione avuto è che il che tuo film ho avuto che il tuo film parta proprio da parta un'immagine di proprio da assenza, un'immagine di quella assenza, di una quella di madre una madre che in qualche modo che ti in viene qualche modo ti chiesto viene di chiesto di colmare, insomma, colmare, insomma, da parte del tuo giovane del tuo giovane protagonista che poi in un protagonista che certo poi in un senso certo senso diventa diventa quasi quasi coautore coautore del tuo del tuo film. film. Sì. Quindi vorrei Quindi che, vorrei insomma, che, insomma, mi dicessi mi un dicessi po'. un po'. Sì. Beh, allora io no, non posso dire, diciamo, non ho ancora visto tutti gli altri film, quindi non posso dire se c'è in effetti un collegamento, però sicuramente posso dire che per il mio film sì, c'è un'assenza decisamente alla base. È un'assenza che mi è stata in qualche modo, io è quello che ho sentito, mi è stata comunicata da Hedy, il protagonista, e che io ho sentito molto. Poi, diciamo, questo è il fatto che io l'abbia sentito così tanto è stata una mia percezione, e quindi, infatti, il film è anche un po' il modo in cui io l'ho vissuto questo incontro. E quello che io ho sentito appunto, da ciò che Hedy cercava di comunicarmi. E io ho sentito appunto questa assenza di sua madre, e poi più in generale, devo dire, frequentando il gruppo di non solo Hedy, ma anche suo fratello e il loro gruppo di amici, ho proprio sentito una grande assenza
di ogni tipo di figura femminile nella loro vita. E quindi in qualche modo sicuramente la madre era un po' il simbolo della figura femminile per eccellenza, però poi ho sentito proprio che c'era un po' questa, da parte di tutti i personaggi, un po' una ricerca del femminile che era assente dalla loro vita quotidiana. Sì, e quindi poi ogni personaggio in qualche modo lo esprime in modo diverso. Diciamo, Hedy lo esprime principalmente nella sua mancanza della madre, e che poi è stato un po' anche ciò che ha portato al disfacimento del film, perché io mi sono coinvolta, sono rimasta coinvolta nella sua storia in modo veramente intenso, però nello stesso tempo poi anche altri personaggi, Talat, i suoi amici, io ho sentito, erano sempre alla ricerca in qualche modo di questo femminile, attraverso le canzoni o anche, nel caso di Talat, attraverso un incontro che c'è stato durante le riprese. Ma infatti quello che ci è piaciuto Cioè, è molto piaciuto del tuo molto film, del adesso film stavi che un sto attimo stavi dicendo appunto dicendo appunto che che è come è come se se a un a certo un certo punto tu punto perdessi tu il perdessi il controllo controllo rispetto rispetto a quello a che quello che probabilmente era il probabilmente era il tuo tuo progetto progetto iniziale. iniziale. Però sei Però sei riuscita a riuscita a recuperare in recuperare in maniera maniera spiazzante spiazzante. e insomma, Insomma, passando passando poi poi dall'altra parte dall'altra parte della macchina della da macchina presa. da presa. Quando è che hai Quando è che capito hai capito che era che era necessario necessario fare questo fare questo scavalcamento? scavalcamento? Ma l'ho capito in fase di montaggio, devo dire. Nel senso, in realtà in qualche modo era già successo, cioè nei fatti, in ciò che si è svolto tra di noi. Però è comunque un film veramente di rielaborazione. Cioè forse appunto questo momento di pandemia in realtà per me è stato molto utile in questo caso, perché ho avuto modo veramente di focalizzarmi su quello che avevo vissuto e proprio rivedere il girato, e ho capito che probabilmente fin dall'inizio in realtà Hedy mi aveva già messa davanti, già messa in scena, cioè già messa davanti alla camera, però io non l'avevo capito, cioè nel senso io ho cercato in qualche modo di fare la regista che sta dietro la camera, e solo alla fine poi sono successi questi momenti in cui lui ha preso in mano la camera e ha ricominciato a filmarmi, e quindi in qualche modo me ne sono accorta io dopo, rianalizzando tutto ciò che era successo, e ho capito che l'unico modo, diciamo, per me di presentare, cioè di costruire il film in un modo che fosse appunto rispettoso di ciò che era avvenuto poi tra di noi, era questo, cioè diventare anch'io un personaggio del film, cosa che è stata alla fine. Ecco, questo fatto del dispositivo che a un dispositivo che a un certo certo punto punto prende il prende il sopravvento, sopravvento. cioè, mi sembra Mi sembra che che invece invece Luca Luca dichiari dichiari proprio proprio come come insomma, insomma modello e modello. lavoro per quanto concerne sì. Insomma, tu sì, dici che ci sono tre elementi. Un testo, un componimento musicale e un lavoro d'archivio che potrebbero, insomma, procedere autonomamente. E tu arbitrariamente, insomma, li giustapponi. L'impressione è un po' quella di che tu metti, fai partire un dispositivo, lo inneschi e poi rimani un po' a vedere l'effetto che questo dispositivo produce. Possiamo dire che è un po' questo il modo in cui hai operato per sì, che anche qui, poi per tua stessa ammissione, è un film che lavora su un'assenza, parte da un'assenza molto forte.
Ma SIPATE è il primo di cinque lavori sul concetto di assenza, quindi veniamo dalla trilogia dell'appartamento, la trilogia domestica chiusa con la casa dell'amore, quindi i prossimi passaggi sono bene sì, che come dici tu infatti ha tre elementi, quindi la parte compositiva del maestro Dario Gazzi, autonoma per natura direi. Fortunatamente non ha bisogno né delle mie parole né delle immagini per essere portatrice di una propria dignità, no? Quantomeno. Le immagini a loro volta avevano una bellezza primigenia, loro, insomma. E il testo è la parte in realtà non casuale che comunque ha una sua autonomia anch'esso, ma nel contenitore cinematografico, poi, perché questo è alla fine questo lavoro, un grosso contenitore. Il testo è quell'elemento che ha degli scatti in avanti e dei rallentamenti quasi di didascalia, no? Della narrazione dell'elemento soprattutto visivo, non compositivo. Quindi non è proprio un lasciarli andare a briglia sciolta, ma è un preciso calcolo fatto soprattutto sulla parte testuale che ha un avvicinamento, un allontanamento da alcuni temi. Infatti ci sono proprio due o tre momenti del film dove il testo dice esattamente quello che succede con le immagini, invece in alcuni altri momenti si sfasa, quindi il testo anticipa quello che vedremo, o addirittura il testo arriva dopo che le immagini sono già pervenute, sono state già digerite, già mangiate, insomma. E appunto stavi dicendo che si apre un nuovo corso del tuo percorso cinematografico, mentre La Casa dell'Amore, altro film che presentiamo, chiude una trilogia che è appunto la trilogia dell'appartamento. E anche nella Casa dell'Amore mi sembra di cogliere un'assenza molto forte, che è quella, insomma, di chi ama Bianca, che è questa figura continuamente attesa, ma che insomma mai arriva. E quindi anche qui mi sembra che questa tematica torni. E poi volevo appunto parlare un attimo sul senso di limite, che è un po' una costante della tua ricerca cinematografica, e che in tutto questo progetto, nella trilogia dell'appartamento, appunto, hai per certi versi potenziato ancora di più. Insomma, come diceva Fassbinder, si è liberi solo nelle limitazioni, e tu in questa trilogia di, insomma, limitazioni te ne sei date moltissime, innanzitutto quelle proprio spaziali. Ti sei stretto dentro ad una griglia, quegli spazi che ti piacciono molto, insomma, delle griglie abitative. Vuoi un po' raccontarci? Sì, io tra l'altro voglio fare una piccola premessa doverosa. Bianca, la protagonista della Casa dell'Amore, porta i suoi saluti da filmmaker e soprattutto a Milano. Abbiamo comunque atteso questo momento, nel senso che una prima effettivamente fatta a Milano di un film che in parte anche produttivamente, ma soprattutto per la vita di Bianca era fondamentale fare. E quindi Bianca, che ho sentito giusto ieri, insomma, porta i suoi saluti a tutti e dice esattamente queste parole, dice che tornerà molto presto. Quindi questa è la premessa doverosa che volevo fare. Beh, speriamo di poter organizzare una proiezione, insomma, in presenza e in sua presenza. Esatto. Esatto, in questo caso in presenza e non in assenza, insomma. Dici bene, i limiti sono sempre una grande opportunità alla fine, no? Ci sono tanti limiti che noi subiamo, quindi limiti di budget, limiti, insomma, un'infinità di limiti ogni volta, anche tecnici a volte, nel fare un lavoro, però è anche interessante qualche volta andarseli a cercare, giusto per non essere passivi al tout court, quindi diciamo alcune cose ce le siamo scelte, quindi la parte spaziale sicuramente l'habitat, la possibilità di avere tutto sotto controllo e tutto a misura, soprattutto in Dulcinea lì c'è la massima espressione di quello che è la misura, no? Quindi diciamo,
un po' anche il formato, quindi 16 mm di bustine, bene si prestava a questo, e quindi ma poi anche in Pierino, poi effettivamente anche nella Casa dell'Amore, sono tutti tra i lavori che hanno appunto questa limitazione spaziale che diventa fondante, come se infine cioè, mi abbia portato a riflettere su alcuni aspetti meno appunto estroversi, ma più introversi, più legati al micron rispetto che al macro. E poi, insomma, per quanto riguarda sì, ma tu, insomma, lo citi comunque molto spesso come termine di confronto, insomma, per il tuo cinema, cioè Thomas Bernhard. In che modo, insomma, rientra in sì? Ok, Thomas Bernhard ha scritto un romanzo che è IA, però appunto il tuo film non è la trasposizione è di quel romanzo, è altro, ma come sottotraccia Bernard, insomma, è una presenza che ritorna puntualmente, ciclicamente. C'è sempre, guai ad abbandonare il maestro, direi. Ed è un punto di partenza, un punto, diciamo, terminale, no? Un po' come Cervantes in Dulcinea, mi viene da pensare. Qui, diciamo, sì, è semplicemente una disperazione, il punto di partenza disperato del film alla fine. Quindi partiamo da quella profonda disaffezione nei confronti della vita. Però in contrapposizione a questa disaffezione ci sono, in questa pentalogia di film, cinque cose che io amo profondamente. Quindi sicuramente in sì c'è lo spettro di Thomas Bernhard. Il prossimo film, che è legato alla tomba Brion, quindi alla figura meravigliosa di Carlo Scarpa. Quindi poi ci sarà il terzo film, che è legato anche qui a un altro concetto di assenza, che è Pietro Giordano, quindi questa figura metafisica del cinema italiano. E poi e sono tre lavori ridotti, diciamo, di minutaggio. Poi ci saranno due lunghi, uno più di natura documentaria, quindi un film che ha a che fare con la figura del Divino Telma, film in avanzato stato di decomposizione, mi verrebbe da dire, un film a cui tengo tantissimo, e poi un quinto film di completa finzione legato a una persona che è molto importante per me. Questo è un altro discorso: essendo un film di finzione, probabilmente non arriveremo mai a farlo, quindi probabilmente sarà una pentalogia, quindi saranno quattro film e un quinto in ipotesi. Ok, ecco, ritornerei su quello che io appunto arbitrariamente un po' individuato come tema di questa chiacchierata e vorrei adesso parlare un attimo con Diego. E, insomma, la tua corrispondenza è un frammento, è una piccola scheggia, insomma, di, se non mi sbaglio, poco più di un minuto, forse un minuto. E quello che però, insomma, mi ha fatto ricollegare un po' ai lavori che proponiamo qua è stato il titolo, anzi, per esattezza, la parte finale del titolo, questo outtake. Outtake, insomma, fa venire in mente, anzi, la parola stessa, suggerisce che sia una parte scartata da un montaggio finale, quindi ti chiedo da cosa questa scheggia è stata tolta? Sì, sì, la scheggia, diciamo, la clip è letteralmente stata tolta dal montaggio finale, nel senso che non ha trovato posto in quella che all'epoca mi sembrava la struttura, giusta, quantomeno per, il video, che poi era appunto Shilobsio. All'epoca,
il lavoro che è stato girato in mini DV ha preso forma, diciamo, attraverso anzitutto lunghissimi momenti di registrazione di Claudia, la protagonista di She Loves You, che parlava più che essere intervistata proprio parlava. E quindi, diciamo, il lavoro di editing ovviamente il lavoro di montaggio ha scartato un'enorme quantità di materiale girato in primis con lei e poi anche all'interno della casa in cui Claudia abita con la madre e i tre figli, uno dei quali, Delmer, è appunto l'adolescente, oramai diciamo giovane uomo, che nell'outtake dorme. Nel momento in cui... ti è stato proposto di partecipare appunto a questo grande omaggio che insomma abbiamo pensato di fare per i 40 anni Eddie Filmmaker. Il tema della corrispondenza come si lega a questa scheggia? Ammetto che il tema della corrispondenza l'ho ignorato totalmente, non l'ho ricordato, non l'ho registrato, non mi è... Diciamo che io tendenzialmente vado al cinema soprattutto per dormire e quindi diciamo quella immagine soprattutto ma non solo in prospettiva di essere montata all'interno di quelle che immaginavo delle lunghe playlist tra virgolette, dei lunghi montaggi di lavori di diverse persone, di diversi filmmaker mi piaceva potesse essere un momento di pausa e silenzio in cui potenzialmente lo spettatore potesse, diciamo, abbandonarsi a qualsiasi tipo di pensiero o anche semplicemente alla visione di quella che è un'immagine che io ho sempre trovato piuttosto affascinante, quella appunto di Delmer che dorme. Ok, d'accordo, grazie. Invece vorrei chiedere ad Anna, insomma, come nasce il suo lavoro e se questa questione dell'assenza in qualche modo, insomma, rientra. Io, insomma, vedendolo e leggendo anche quelle brevi note che accompagnano il film, che è appunto questo tentativo di animazione di un decoro murario, un decoro murario che parte dalle cronache delle feste napoleoniche, quindi insomma qui ho sentito veramente forte l'assenza della festa, il tentativo comunque di provare a rievocarla attraverso la forza proprio del dispositivo cinema. Sì, ecco, forse una cosa che ricorre tanto nei miei lavori è proprio un'assenza di vita che tenta di essere ripristinata dal cinema come surrogato, che poi io intendo proprio come surrogato quasi ospedaliero della vita, come una sorta di macchina cuore-polmoni che tenta di animare quello che o è morto o non è mai stato vivo. In questo caso il malcapitato paziente è questo decoro murario che cerco di attivare proprio in maniera festosa, probabilmente non con degli esiti così, insomma, gai, però insomma è un tentativo fatto in buona fede e diciamo il fatto storico, la contingenza poi del luogo è che mi trovavo in una dimora napoleonica, comunque che ha visto delle faccende storiche legate a Napoleone, tra cui queste feste che venivano date da Talleyrand, e quindi ho cercato, come dire, di riattivare anche lì il dispositivo festa, che è un altro forse modo di tentare di riattivare una vitalità,
attraverso poi una serie di trucchi anche molto semplici, che per me sono sempre legati un po' alla preistoria del cinema, questa sua semplicità, questo modo molto diretto di lavorare sulla macchina cinema, però per me è sempre molto consapevole in realtà, perché comunque presuppone che chi guarda anche lo sappia che il cinema è una macchinetta, insomma, che alle volte è tutto finto, o tutto vero, insomma, comunque tutte e due. Diciamo che in questo lavoro, come in altri, è abbastanza evidente che ci sia un'attività finzionale di riattivazione di qualcosa che, insomma, proprio vivo non è. E dicevi che forse l'esito non era particolarmente gaio, invece a me ha suggerito, insomma, delle atmosfere molto sulfure, insomma, non so, un po' per i cromatismi che ci sono nel film, insomma, mi è venuto in mente subito Kenneth Anger, o anche Clouseau, ecco, l'Enfer, insomma, quindi ho immaginato se non una festa festosa, però molto molto sul sulfurea, ecco. Sì, no, ma infatti questi due esempi sono calzanti, ecco, forse anche lì non festosissimi, ma sicuramente un po' diabolici, e magari poi il loro essere diabolici è anche divertente, poi fondamentalmente c'è del divertimento. Io sicuramente mi diverto a fare questi tentativi di rianimazione, un po' forse da quasi da scienziata, o da hanno quasi un qualcosa di alchemico, no? Vedere veramente se si può, se qualcosa viene fuori, se qualcosa si attiva. Poi quando questo, insomma, va al di là di me, viene proposto a chi vede, se c'è una sensazione poi di vita, nonostante sia palese che la faccenda è inorganica, è del tutto inorganica. E no, beh, poi c'è un aspetto anche molto leggero, perché mi trovavo a Parigi, comunque ero rimasta impressionata studiando un po' la storia del Crazy Horse, da tutta la impalcatura scenica di questo spettacolo che mette in scena dei corpi che sono vivi, che però diventano poi nell'illuminotecnica di quello spettacolo quasi proprio delle immagini, cioè al di là poi del loro erotismo, che è sicuramente la parte preponderante, però è un erotismo davvero, secondo me, trasfigurato, cioè non è carnale, non è più carnale, è un'erotica dell'immagine. E quindi avevo cercato, come dire, di applicare gli stessi trucchi che dovevano un po' trasfigurare le donnine del Crazy Horse a queste donnine di gesso. Ok, e adesso, insomma, veniamo appunto a parlare con Rita, e che abbiamo parlato di rianimazione, e invece con Rita parliamo di animazione, che è un po', insomma, la cifra di tutto il suo cinema, insomma, che abbiamo visto diverse volte a Filmmaker, insomma, è stata anche una sigla di Filmmaker, così anche come un lavoro è di Diego fu una sigla di Filmmaker. E anche qui, appunto, ritornando al discorso, insomma, mi sembra che qui l'assenza forte sia l'assenza della diversità, che è quello che condanna, insomma, questo tuo esserino, questi tuoi esserini. Sì, no, in realtà condanna tutti. Una persona specifica, la condanna appunto è totale, è rivolta a tutti, e quindi appunto c'è un'assenza dell'essere, e quindi la relazione è praticamente impossibile, ed è appunto una sorta di specchio. Di solito l'altro serve per specchiarsi, per trovare delle differenze, mentre tutto sommato è molto didascalica l'immagine di questo video, perché essendo tutte uguali, appunto, non c'è il rispecchiamento, non può esserci di conseguenza l'essere. In poche parole, il mio video parla di questo, ecco. E
E appunto l'animazione continua a essere comunque, ed è sempre un'animazione comunque a passo a uno, Sì, oppure. è un'animazione a passo 2, stop Ok. motion, classico, fotogramma per fotogramma. C'è da dire che io uso appunto l'animazione per poi arrivare allo still frame, cioè all'immagine fissa, all'azione congelata. Per cui è vero che appunto adopero tutto un sistema, fra le altre cose, complicatissimo da mettere in piedi per sì, costruire questi movimenti, ma che alla fine diventano appunto statici, si immobilizzano in delle azioni, in dei quadri. Quindi, infatti, il mio modo di fare animazione è un po' diverso rispetto ai soliti, scusate, ho detto soliti, insomma, all'animazione. Non voglio denigrare nessuno. Di sicuro il mio scopo non è quello di essere una virtuosa, ecco, dell'animazione, anche se però mi avvalgo sempre di persone molto preparate su questo. Infatti, Jacopo Martinoni o appunto la casa di produzione Cicciotun, di solito segue tutti i passaggi del mio video, dello storyboard, per cui si arriva a una definizione di ogni dettaglio quando poi si arriva sul set. Quindi l'animazione è sicuramente un meccanismo perverso che comunque mi permette di costruire dei mondi, delle visioni, delle immagini che ho in mente. Grazie mille. Io avrei concluso. Se non altro, felice di aver colto un elemento che, insomma, mi è sembrato abbastanza centrale comunque in tutti i, appunto, vostri lavori. Se voi volete aggiungere qualcosa, insomma. Ben contento è di lasciarvi spazio. Vi invito a voi stessi di guardare, insomma, appunto, i vostri rispettivi lavori e di guardare, insomma, anche poi tutto il resto della nostra programmazione. Io no, volevo Sì. posso intervenire, volevo semplicemente ringraziare comunque Filmmaker perché grazie a Filmmaker sono riuscita in tanti anni a sviluppare tanti progetti, a portarli a fondo e quindi per me è stato veramente un bell'incontro questo festival e sono contenta di poter partecipare stasera qui per poterlo appunto festeggiare, ecco, anche se in queste condizioni e non con abbracci e baci. Sono molto contento di quello che dici. Una cosa che alcune volte rimproverano a filmmaker è di, insomma, chiamare appunto autori che già, insomma, sono stati protagonisti delle loro precedenti ed edizioni. A noi è una cosa che invece piace molto fare perché, insomma, ci piace seguire quello che è il processo è di crescita e guardando, insomma, voi possiamo appunto possiamo e testimoniarlo e ci piace in qualche modo essere testimoni di questa vostra crescita artistica. Quindi, insomma, grazie a tutti quanti, grazie di, insomma, essere stati qui con me questa sera e buone visioni, io do appuntamento a domani per altre due chiacchierate e poi, insomma, invece per tutti appunto film che abbiamo in programmazione. Quindi vi ringrazio a tutti quanti e buona serata. Grazie a te. Ciao. Grazie a te, ciao. Grazie. Grazie Matteo. Ciao a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao.